i sentimenti nostri più intimi, dietro queste costruzioni nostre, dietro le gelosie, le imposte, sono ben nascosti i pensieri nostri più profondi, tutto quello che siamo per noi stessi, al di fuori delle relazioni che vogliamo stabilire. Mi sono spiegato? Le basta, scusi, non è che delle conseguenze per lei soffre probabilmente, ma magari non è una grande cosa. Ok, leggerezza. Questa non me la ricordo mai. Prende le cose con troppa leggerezza, poi viene, deve essere o non essere come l'Amleto. Come? Ok, questo mi va, così come lei la vuole. Io, con la sinistra. Io per me, perciò, mi prende le cose con troppa leggerezza. Certo, no, se muta lei, scusi, queste apparenze, perfetto. Poi? Non abbiamo altro, questa speranza da salvare. Alla parete porta e la casa. Attenzione Sergio al sipario. Sala buia. Sipario. Siamo per entrare nella casa che è abitata da due donne, una madre e una figlia. Una giovane figlia e una madre che sembrerebbe avere avuto alle spalle un passato burrascoso, infatti è una donna sola con una giovane figlia. Questa figlia si innamora perdutamente di un uomo che si chiama Fabio, scopriremo presto essere anche un marchese, il quale però è sposato a sua volta, e fin qui si tratterebbe di una normale storia di adulterio, se non che è quello fra la giovane, questa ragazza che si chiama Agata, e Fabio è un vero amore, è un grande amore. Cominciano a vivere insieme e ahimè nasce il primo problema enorme per loro, perché questa ragazza rimane incinta. Però io confidavo nell'onestà. Senti, l'onestà degli uomini, che scherno! E quindi questa ragazza si trova pressata in maniera fortissima dalla madre, la quale vuole salvare le apparenze. Per salvare le apparenze c'è un modo solo: far nascere questo bambino e fare sposare la figlia con un uomo che si presti ad una messa in scena. Quello che vuole fare Maddalena per salvaguardare la figlia, ma soprattutto l'onore della famiglia, è di trovare un marito fantoccio. Ma io mi fidavo che Fabio fosse un po' più prudente. Allargate le braccia, e certo, voi uomini dopo... Un rimedio esterno che salva solo l'apparenza. Si tratta di apparenza, allora bisogna che un po' d'apparenza ve la diate. Bisogna che ti scuoti un po', che ti tiri su. Anche il suo amante, Fabio, il marchese, lo fa di buon grado, in quanto è ricattato dal fatto che non può divorziare, e soprattutto che sembrerebbe anche che la moglie di questo Fabio possieda molto denaro. E mia moglie mi denuncerebbe, mi butterebbe sul lastrico, sarei rovinato. Però un innamorato, ecco questo direi, e se è innamorato di questa giovane ragazza, lui ha 43 anni, lei 25. A questo punto della mia vita la cosa a cui tengo di più in assoluto è proprio la felicità della mia Agata. Hai ragione tu, fa orrore anche a me. Ma cosa? Non è fa tanto mostruoso se salva l'onore, eh? Vuoi affrontare con me la situazione, davvero? Sì. Sì, io sono pronto a tutto per te, a tutto. Come sei tanto, ma dove volete andare? E a fare che cosa insieme? Voi siete un uomo e potete ridervi dello scandalo voi, ma noi siamo due povere donne sole e l'onta ricadrebbe su di noi. E quindi Agata si ritrova completamente persa, incinta, in un periodo in cui tra l'altro era abbastanza disonorevole rimanere incinta di una persona, di un uomo sposato, con quella situazione che appunto ha Fabio. Il dolore della figlia, quello che succede a Baldovino non la sfiorano, lei continua a pensare che la reputazione, l'onore, ipocrita sia il più grande valore da salvaguardare. Si tratta solo di vederlo, lo vediamo insieme. No, mamma sarà sempre qui davanti, te lo immagini? Si rivolgono a un loro amico, una specie di faccendiere. Si mette a cercare un po' in giro e trova questo vecchio amico che è Baldovino, e lo,
lo porta a casa Renny, il quale è in tutto e per tutto un fallito. Allora vi presento Angelo Baldovino, mio cugino il marchese Fabio Colli. Tutto il primo atto serve a preparare di fatto il suo ingresso. Lei ha bisogno comunque in questa casa dell'onestà, e allora la chiede a me. Benissimo, quindi io devo rappresentarla, io, la sua onestà, cioè essere in pratica io l'onesto marito di una donna che lei non può avere, giusto? Essere l'onesto padre di un figlio che non potrà mai essere il suo. Io vedo che qui lei, signor Marchese, ha avuto dei rapporti intimi. No, scusi. Beh, lei allora recalcitra già la prima domanda. Ma che certo, le faccio. Certo, scusi, lei si mette a dire i rapporti intimi. È vero o non è vero? Rapporti intimi, dico, è vero o non è vero? Perché se non è vero, allora io basta. Io gliel'ho detto, non mi presto a delle umilianti commedie. No, anzi, sono... piuttosto così come vuole fare lei, scusi. E tutto quello che fa lo fa mosso da una sorta di vendetta sociale nei confronti, boh, forse in passato si sarebbe detto del decoro borghese. Volersi in un modo anziché in un altro è presto fatto, no, signor Marchese? Il punto poi è essere fino in fondo come si vuole essere, perché non siamo soli, purtroppo. Siamo noi e la bestia, noi e la bestia che ci porta, la bestia che ci guida. Se sia un bel punirla, un bel castigarla, la nostra bestia, ma non si riduce mai a ragione. È vero? Non è vero? Sì. Lei provi a persuadere l'asino a non camminare rasente ai precipizi. Lui lo prenderà frustate, nervate, cinghiate, ma ci andrà. Perché ci andrà? E chi lo sa? Perché non può fare diversamente, povera bestia? Ma dopo averlo picchiato, fatto sanguinare ben bene, lei vada un po' a guardarlo negli occhi addogliati, la povera bestia, non mi dica se non ne prova pietà. La sua è una bestia fatta di, sì, di rabbia, sì, di sconfitta, sì, di voglia di vendetta, sì, di odio, ma soprattutto c'è un'anima romantica che pulsa irresistibilmente. Lei mi permette un paragone? Io sono come uno che venga a mettere in circolazione dell'oro sonante in un paese che non conosce che la carta moneta. Che è normale diffidare dell'oro, no? Lei stesso non l'ha mai preso volentieri l'oro, giusto? Ma è oro. È oro, glielo assicuro. Non ho mai potuto sperperarlo solo perché ce l'ho nell'anima e non nelle tasche, perché sennò altrimenti... Entra in questa casa, fa questo ruolo, non lo fa per niente nel modo in cui vorrebbero. Dicono solo che potresti essere un po' meno... meticoloso. Credete, da 10 mesi noi non respiriamo più. Forse preso da una sorta di strana passione per il teatro, per la rappresentazione, diciamo così, si mette a fare fino in fondo il ruolo del padre e del marito. Ed è una presenza estremamente ingombrante, moralista, ferreo nelle sue decisioni. Per il nome resta fissato quello? Purtroppo. Purtroppo. Nascondono il fatto che questo Baldovino ha preso la situazione in mano in questa casa e vuole fare come vuole lui, anche il nome. Vuol dare un nome assurdo. Sigismondo. Sigismondo lo vogliamo chiamare. Guarda che Sigismondo è un nome storico della mia famiglia, mio papà si chiamava così, mio bisnonno si chiamava così. Credo. Ma ti sembra una buona ragione per chiamarci un povero Cristo di bambino per loro? Se il figlio lo avessi avuto io non l'avrei mai chiamato Sigismondo. E allora perché? Non capisco perché. È perché siamo sempre lì, non è per me, è per le forme, capisci? Per le forme, dovendo io rappresentare la forma di un padre onesto. Cosa fa un padre onesto? Dà il nome del padre al proprio figlio. San Sigismondo era il re di Borgogna, sposato con Amalberga, figliuola di Teodorico. Fin qui niente santità. Entrò in una abbazia, vestì il saio e alla fine accettò il supplizio con tanta rassegnazione che il Papa lo fece onorare come un martire. Nel secondo atto vediamo, quando Agata ha avuto il bambino, una donna depressa. Quello su cui lavoro io è di trovare un'altra Agata, un'Agata donna, un'Agata che è madre, ma che è completamente assente. E questo, il passaggio dello stato emotivo, per esempio, me lo dà tantissimo la carrozzina. Si
facciamo una sorpresa. E lui lo sa! Che cosa sa? Lo vedi? Lo vedi? Tu vieni a lui! Vieni a lui perché lui sappia e deve sapere a tutti i costi che tra di noi non c'è più nulla da allora! Io tengo a me stessa! No, a lui! Tu tieni a lui! Io non posso tollerare per me stessa che egli supponga altrimenti! Ma certo, per la stima di lui che tu desideri, come se egli non si fosse prestato a questo patto tra di noi. No, dire così per me non significa altro, semmai, che la vergogna sua dovrebbe essere la nostra. Tu la vorresti per lui, ma io non la voglio per me, scusa. Lasciami, che fai? Lasciami! Lasciami! Io voglio ciò che è mio, ciò che dovrebbe essere mio. Te, te. Fabio, lasciami. Te. Lasciami, lasciami, lasciami! Non sarà mai! Non sarà più! Se prima non lo mandi via! E quindi accade come in una commedia divertente, questa non lo è, ma come in una commedia divertente accade che lui si innamora di Agatha. Quando i sentimenti importanti bussano alla porta del cuore, la prima risposta è no. È raro che sia sì. Si dice no, 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 no. Ricordo, Gina Rowlands, quando incontrò Cassavetes, lo vide scendere le scale e disse oh no, oh no, oh no. Non disse oh sì, oh sì, oh sì, disse oh no. Anche Agatha dice no, 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 no. Anche perché Baldovino fa di tutto per mettere in scena la sua profonda sgradevolezza, ma essendo tutte e due anime romantiche, lei intuisce qualcosa in quest'uomo, la turba profondamente. Cioè lei e Baldovino rimangono le uniche due persone oneste. Io credo che coloro che credono nell'amor romantico si riconoscano con delle strane antenne. Agatha è capace di comprendere la folle solitudine di Baldovino. Avranno pensato, ma sì, con la povera ragazza noi la maritiamo pro forma. E poi troviamo un pretesto qualsiasi per sbarazzarci di lui. Ha rubato! Vuole farlo passare per ladro e quindi potersi sbarazzare di un marito in quanto ladro, si può ottenere uno scioglimento del matrimonio, forse anche la sua carcerazione, eccetera. Ne sei sicuro? Ma sì, certo. Ha in tasca più di 300.000 lire. Lo cacceremo via oggi stesso. E tu finalmente tornerai mia. La mia bambina, finalmente. Mia. La mia Agatha. Mio Dio, signori, meno male che ero io, potevo essere chiunque. Ricordatevi di chiudere a chiave le porte quando volete fare queste cose. Quando Baldovino viene accusato di essere un ladro di fronte ad Agatha, si vergogna profondamente del giudizio di questa ragazza e fa quello che oggi si chiama un outing. Dice, io non posso accettare tutto questo. Vedo che lei fa una stima di me un po' troppo mediocre. Siano quelle che siano, non me ne importa niente, me le potete pure tenere! E allora andatene! Che non è giusto, soprattutto non è giusto. Per me. Io avrei potuto intascare questo denaro a me intestato con due dita. Come era per me, naturalmente, se fossi cascato nella trappola che costoro mi hanno teso. Che io non nego nemmeno che sia stata tesa con una certa abilità questa maledetta trappola. Signora, mi scusi, lei non si intende di queste cose, le spiego. Mi avevano combinato un certo giro di partita, lei vede, in base al quale se io avessi intascato questo denaro che in teoria mi spettava, ebbene, loro mi avrebbero preso con le mani nel sacco. È vero o non è vero? Avete fatto questo? Stando in un teatro all'italiana, con tecnici, con una squadra tecnica di alto livello, lavorare all'antica è molto bello perché noi stiamo lavorando all'antica, stiamo lavorando con contrappesi, corde, come si faceva 50 anni fa.
escludendo il più possibile i motori. Ovviamente abbiamo un motore che manovra il girevole, ma la casa è appesa a corde. Non ci sono sedie che ti fanno star seduto, devi far vedere che stai, cioè con il corpo che devi continuamente modificare l'anima degli oggetti che trovi in scena. Tutto molto grande, tutto molto vuoto. Se uno volesse arredarlo in maniera coerente dovrebbe innalzare, mettere quadri. È uno spettacolo non accogliente per chi lo fa, credo, e non lo è per me, come non è accogliente il mondo di Pirandello. Quindi fino in fondo mi sto facendo bruciare da questa bestia che è lo spettacolo che ho fatto. Bisogna dire che intanto lavorare con Valerio Binasco vuol dire, e con Pirandello, vuol dire certamente abbandonare tutti quegli stilemi un po' vecchi e ammuffiti e fanè, diciamo, di tanto Pirandello che abbiamo visto e a cui siamo abituati. Con Pirandello ho sempre avuto un rapporto peggio che ambivalente, cioè non mi sono mai fidato di lui, ne ho sempre percepito una violenza compressa, un perbenismo letterario. C'è stato subito una voglia di un vento nuovo, secondo me è quello che è buono in questo spettacolo qui, che si distrugge un po' la forma canonica di come è stato rappresentato Pirandello fino ad ora. Ma dato che non ho mai creduto io ai personaggi filosofici di Pirandello, mai, ho sempre pensato che tutto quel loro filosofeggiare fosse in realtà il risultato di una febbre mentale feroce. Non è bello, è di bella presenza, è la persona giusta, lo vestiamo bene e va bene per sta cazzata che dobbiamo fare. Cartesio, scrutando la nostra coscienza della realtà, ha avuto uno dei pensieri più terribili che si siano mai affacciati alla mente umana, cioè che se nei nostri sogni avessimo una regolarità, noi non sapremmo più distinguerli dalla veglia, non sapremmo più dubitare che ci troviamo di fronte alla realtà. E lì ho detto, ok, proviamo a vedere se riusciamo a prendere questo treno che ci porta un po' più lontano dal teatro ben fatto, dalle mani nel panciotto di chi predica e dice delle parole sostituendo i propri sentimenti devastati con dei discorsi magari intelligenti e sorprendenti, ma mai sanguinosi, ecco. Cioè, ho sentito il sangue dentro questa cosa qui. Non mi impongo di sorprendermi, anche io adesso ti devi sorprendere, ma prendo tanto da Valerio e Agata prende tanto da Baldovino. Poi ad un certo punto le cose si fondono. Io credo che il teatro, l'arte, la recitazione, il gioco abbiano il potere di far sbocciare i fiori ovunque. Sono in attesa che sbocci il fiore nel mio personale momento in cui faccio un'analisi piuttosto accurata del mio personale male di vivere. Lei mi invita doppiamente a nozze, ora che ci penso, sì, perché io dovrò sposare per finta pare una ragazza, giusto? Ma sul serio io sposerò la mia onestà. Bisogna andare a prendere le pietre del fiume, non portargliele. Fiume è un fiume fatto di pietre, ce le hai, quelle lì sono le tue pietre. Allora si tratta di lavorarci, no? Cioè, per non portare quello che hai già. Si tratta adesso, quindi non aver paura che se fai così poi il resto non c'è. C'è perché è natura. Ok. Quindi lavorando su questa strada qui, sempre liberi, e anche che se uno sbaglia, sbaglia, e se io vi dico qualcosa mi fate così, capito? Questo vale, è un gesto importante. Quello che adesso farei è chiusura totale, non giocherei minimamente con le ombre finché ad un certo punto non si avvicina al che lo abbraccio. Però è faticoso, te lo dico già, cioè è un'invenzione di quelle che non è che la regia te la risolva. Peppe, deve tornare lei. C'è okay, più esatto, rabbia reciproca, sì. Anche lì spacca il muro del personaggio, okay. Lascia libera cittadinanza a dei sentimenti di ostilità personale nei miei confronti. E dato che fa un attore e un regista ce ne sono a bizzeffe, usali tutti. Thank you.
oggi una prova dove abbiamo spostato lo spettacolo da un'altra parte ed è una parte dove io mi trovo più a mio agio. Perché? Perché sono più a disagio. È che io odio questo spettacolo. Lo sento una repulsione per quello e con quello io entro in scena. Entro in scena come uno buttato dentro uno spettacolo che non, nel quale non si riconosce, nel quale è un corpo estraneo. È un lavoro veramente molto, molto interessante, di svelamento anche di me a me stessa. Pago io per lei, signor Barghè, perché altrimenti qui la sua onestà fallirebbe, no? L'onestà di una famiglia qui andrebbe in bancarotta, e allora pago io. Come sto rispetto al fatto che non è detto se debuttiamo, se ci sarà il pubblico, come sono state queste prove, senza nemmeno un obiettivo, è estremamente frustrante. Cioè per me dall'inizio, anche il primo giorno di prove, è come se ci fosse una parte che è una parte essenziale per il mestiere dell'attore, che è stata completamente addormentata, che è quella parte di voler raccontare una storia a qualcuno. La meraviglia dello spettacolo dal vivo è che si fa in quel momento, in quel e quella sera, con quelle persone. Mi sembra di ballare in una sala da ballo bellissima, ma siamo in due o tre a ballare e gli altri nostri colleghi ballerini sono seduti tutti attorno. Poi noi ce la raccontiamo anche un po', però è bello, così siamo rilassati, cioè è bello lavorare così. No, perché il fatto di avere un obiettivo, di avere una data, una deadline, quel giorno là si debutta, crea nell'artista una sorta di ansia barra tensione che non fa altro che nutrire il personaggio. Io purtroppo vivo in campagna. Sono tutti modi per cercare di toccarci, di uscire, di toccarci tutti. E ho sentito la solitudine, la pesantezza nell'animo, perché se non si hanno dei rapporti artistici con gli altri compagni che insomma si sono incontrati in questa città, è molto 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 pesante. Cioè si sente che il freddo, insomma. Entrare con una vera cazzimma, voglia di inventare, se non c'è voglia di inventare, il piacere di non aver voglia di inventare. Esagerare, no? Che tanto se da qua in poi esageriamo un pochino, non succede nulla, perché abbiamo talmente tirato indietro che adesso ogni esagerazione è segno di sangue, di vitalità, no? Per cui anche disobbedite molto, dire cazzo mi ha detto che devo fare così, devo fare cosa vaffanculo, faccio come voglio. Tanto se quello che ho detto ha fatto bingo dentro di voi, vi verrà naturale farlo. Se siete lì che cercate di farli fare bingo, ormai è tardi. Non serve più. Adesso fate bingo e dite... Ok. Fanculo, te la regia, capito? Ci sono cose di costume che non mi intrigano, ci sono cose che ti vuoi inventare un papillon, vuoi inventarti... Fatelo! Adesso comincia l'impero della libertà, a partire però da un'energia superiore a quella che abbiamo messo in campo ieri. Superiore, aggressivo deve essere il nostro approccio con questa roba. Quello che ho capito, ho capito. Il terzo atto, Agatha, la vediamo essere molto consapevole di ciò che vuole fino in fondo. È capace anche di fare una dichiarazione d'amore, per quanto scritta da Pirandello, quindi con delle reticenze patologiche quasi nei riguardi del tema. Non mi faccia diventare matto anche me, non mi faccia perdere quel poco di forza che ancora mi rimane. Perché sono due anime buie, Agatha e Baldovino, sono due anime, credo, votate ad una profonda, ad un profondo tormento. Non sono stato capace di tacere perché la mia carne ha gridato. Madame, io provo amore per vostra figlia. Ecco qua, e adesso come potete avere il coraggio di trattenermi, eh? Non vengo a dirvi di non partire. Vengo a dirvi che verrò con voi. Signora, è facilissima l'onestà quando si tratta
delle forme, delle cose, delle apparenze. Ma voi come volete che io rimanga adesso? No, questa parte l'abbiamo voluta tutti noi. È vero, io l'ho accettata. E anche io l'ho accettata. Sì, per qualche minuto è data loro, potrà essere data loro, quella particolare, quel particolare dono un po' tragico che è la felicità. Però voi state parlando ancora con una maschera grottesca di marito e di padre. No, no, io parlo a te uomo. A me uomo? Sì. Ma mi dici tu che cosa sai di me? Tu che cosa sai di chi sono io? Me lo vuoi dire, cazzo? Puoi alzare lo sguardo e guardare? No, 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 no. Sono loro che devono abbassare lo sguardo davanti a te perché tu hai vergogna delle tue colpe. No, 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 signora, per favore, no. Guardate. Guardate che io ho rubato. Va bene. Io ho rubato. Ho rubato 500.000. Va bene, li restituiremo. Non, e ce non restituirò, sì. Non li restituirò. Va mai, bene, mai. Allora vorrà dire che verrò con te anche da ladro. Tu verresti con me? Anche se io sono un ladro. Sì. Tu potresti essere la mia figlia, lo sai? No. Perché sono tua moglie. Guarda che in me c'è un'anima buia, lo sai? Anche dentro di me. Oh mio Dio, io non avrei mai pensato che nella vita qualcuno un giorno mi avrebbe di nuovo detto parole come queste. E prende la decisione più importante della sua vita, che è sintetizzata in quattro parole, e auguro a tutti di pronunciarle un giorno: vengo via con te.